Ciao a tutti cari amici e ben ritrovati nel mio canale In Cucina con Graziella. Sono qui con una cesta di fave. Sono vegetali di stagione, buonissimi da mangiare. Per l'80% contengono acqua, poi fibre e proteine. Allora, la ciaurella l'ho preparata, il macco piatto siciliano l'ho preparato buonissimo. Fateli perché sono la fine del mondo, parola mia. Ora faremo il pesto di fave. Allora, io direi di utilizzare le fave fresche perché sono tenere. Guardate, sono tenere. Quindi non serve fare la sbollentatura in acqua perché in questo modo perdono in nutrienti. Quindi sarebbe un vero peccato. Diverso è invece se le fave sono più durette. Allora sì, una sbollentata in acqua e poi le scoleremo, facciamo il passaggio sempre in acqua ghiacciata così mantengono il loro verde tucido, il loro colore verde brillante, poi si asciugano e si pestano. Io farò il passaggio diretto, quindi fave fresche, metto qui ora, le sbuccio una alla volta, bella, con tanta pazienza. E non tolgo neanche il baccello, non tolgo neanche il baccello. Questo perché sono buone così, quindi sarebbe uno spreco secondo me eliminare, buttare via il baccello. Poi voi fate come preferite. Ve l'ho detto, se sono fresche e tenere, possono essere pestate direttamente così. Vi ricordate quel grosso cesto di fave? Eccole qua, sono 850 grammi, quindi fave già belle pronte per essere pestato. Ora, se avete tanta volontà, come facevano le nostre mamme, usate il mortaio perché il pesto si pesta. Però io userò il frullatore a immersione, più veloce. Però evidentemente i vantaggi sono tanti, cioè vogliamo scherzare, scherziamo, però nel mortaio, cioè le fave non vengono lavorate, non si surriscaldano come invece succede con il frullatore ad immersione. Infatti, usando il frullatore ad immersione dovremo fare a scatti, questo per non riscaldare troppo la purea che andremo ad ottenere. Allora, iniziamo quindi a mettere tutto nel frullatore. Quindi uso le fave e poi vi dico gli altri ingredienti. Allora, mettiamo le fave belle lavate. Non importa se non sono proprio asciuttissime perché il liquido lo dovremo inserire anche nel frullatore. Quindi un po' di acqua, quella gocciolina d'acqua va bene. Aglietti belli freschi e teneri, che sono così freschi da non avere neanche ancora formata l'anima all'interno, quella che è un po' indigesta. Ecco qui, tenerissimi. Quindi lo spicchio d'aglio ci va tutto, uno spicchietto. Poi naturalmente se non gradite non lo usate. Poi metterò, questi sono 15 grammi di pinoli. Un po' alla volta perché dovremo fare anche questi altri. Naturalmente il pizzico di sale, non esagerando, perché uniremo anche il mix di formaggi pecorino e parmigiano. Questi in tutto sono 85 grammi. Io ne ho messi due cucchiaini. Utilizzo anche insieme ai pinoli un po' di noci. Eccolo qui. La menta selvatica, quella che noi qui dalle nostre parti chiamiamo il puleo, ha un profumo molto più intenso della menta. Voi non la potete sentire, però è stupendo. Allora, di questo naturalmente vanno poche foglioline. Ne metterò una per macinata, per frullata. Olio extravergine d'oliva. E andiamo quindi a frullare, come vi ho già detto prima, ad intermittenza. Eccoci qui, da 850 grammi di fave belle sbucciate ho ottenuto questo pesto.
Nell'operazione di frullatura io mi sono aiutata, siccome le fave erano crude, non le ho sbollentate, mi sono aiutata anche con un goccino di acqua, naturalmente anche olio extravergine di oliva e un po' di succo di limone, ok? Allora iniziamo ora ad invasare. Questo pesto può essere utilizzato naturalmente fresco, così per condire la pasta, o anche su una bella fetta di pane tostato. Mettete un po' di purea di fave, una bella fettina di guanciale bello pure tostato e fate Natale. Oppure lo potete congelare. Siccome a me è un bel quantitativo, io qualche vasetto lo congelerò e uno lo resterò in frigo per utilizzarlo per domani. Quindi un paio di giorni in frigo va benissimo, altrimenti in congelatore. Allora, ho lavato questi vasetti di vetro e ora li riempirò. Belli lavati, sterilizzati. Dunque, il mio pesto è un pochettino più chiaro. Questo perché non ho tolto il baccello. Un profumino che non ve lo dico proprio, il puleo è profumatissimo. Ecco qui, vado avanti quindi con gli altri vasetti. Allora, il pesto è profumatissimo, sia naturalmente usando anche la menta o basilico, ma con il puleo ha un aroma che non ve lo dico proprio. Da 850 grammi è venuto proprio un bel quantitativo di pesto. Io ho usato questo puleo, che qui da noi si chiama puleo, però porta anche altri nomignoli in base alle regioni in cui viene coltivato. Questo è selvatico, quindi cresce da solo. Noi qui lo chiamiamo il puleo. Nasce dove c'è molta acqua. Io infatti l'ho presa in montagna questa piantina e poi l'ho messa vicino una fontanella e la innaffio sempre. Guardate qui le foglie come sono belle, belle e tenere, ma un profumo spettacolare, spettacolare. Eccolo qui, pesto pronto. Buonissimo e facilissimo da realizzare. Ho fatto una bella scorta, come potete vedere, questi li devo ancora chiudere con i coperchietti e congelerò. Con questo qui, che non si è riempito, questo piccolo vasetto, mi farò una bella bruschettina e mangerò stasera. Bene, cari amici, io vi saluto, naturalmente spero nella vostra iscrizione e tutti i prodotti che ho usato per la realizzazione di questa ricetta, tipo il frullatore ad immersione, ve li lascio in descrizione. Ciao ciao!